Se io intitolerei questo convegno con quella canzone di qualche anno fa, come sono anch'io qualche anno fa, ma che colpa abbiamo noi, no? Perché effettivamente che colpe abbiamo il settore, che colpe ha concessionari, gestori, esercenti, produttori, che colpe hanno di rispettare le regole dello Stato? Perciò rispettando le regole dello Stato, l'unico settore che rispetta le regole dello Stato e si vede fare delle multe perché il dover spostare dei negozi da una parte all'altra è come se avesse una multa, è come se io mettessi la macchina nel posto consentito e mi ci trovassi la multa sopra, praticamente così è. Allora, al di là di questo fatto, nell'ultima riunione che è stata fatta a Bologna con i capogruppi della regione Emilia-Romagna, praticamente hanno detto c'è stata una tipa di capogruppo di estrema sinistra che ha detto io il gioco lo voglio abolire. Qualcuno ha detto, ma l'online, vabbè, si abolisce anche quello. Allora, quando si sta parlando di espulsione del gioco, di pensare di espellere il gioco, ma quei clienti che frequentano il gioco, quei giocatori sani, perché abbiamo già detto che quelli che abusano del gioco sono una minima parte, ma quei giocatori sani, che altro svago hanno Però rispetto al Presidente, gioco? Qual è il passatempo posso che chiederle una fanno? cosa? Posso chiederle una cosa? Perché si ha l'idea, mentre se io mi bevo una bottiglia di vino, siamo in 5, cioè, ma sto assumendo dell'alcol, va bene, però io non penso che nessuno si scandalizzi se io mi faccio un selfie mentre mi bevo una bella bottiglia di vino, ma anche una cattiva, so cose di amici. Se io gioco perché mi diverto, che poi è il caso mio, invece mi faccio un selfie, la gente mi dice, ma che sei matto? Cioè non c'è l'elemento, mi scusi se posso, cioè non c'è la percezione che il gioco, ragazzi, è anche divertimento. Io posso Ma divertirmi giocando. domando, io faccio Come gioco? Non una è domanda possibile. semplice ai parlamentari o a chi governa questo settore. Quale potrebbe essere, io so che non esiste, ma quale potrebbe essere il passatempo alternativo rispetto al passatempo del gioco legale? Qual è il passatempo? Non esiste. Perciò, siccome non esiste un passatempo alternativo al passatempo del gioco, il gioco deve essere Sotto una certa legale. età c'è È un giusto passatempo, sotto una certa che volontà ci superata. sia, è giusto che ci sia. Allora, ora faccio soltanto una cosa. Allora, a questo punto, a livello anche di provocazione, oppure a livello anche di proposta nei confronti del governo, ma perché loro non ci consegnano la lista dei ludopatici, come li chiamano loro, coloro che abusano, che sono sotto cura, in modo tale che noi nei nostri punti vendita non li facciamo entrare, ma loro non ce la consegnano perché prima cosa non ce l'hanno, seconda cosa non ce la vogliono dare perché è talmente minima che non ce la vogliono dare, ma ce la diano, ci diano l'elenco delle persone che sono dipendenti, come li chiamano loro da gioco, in modo tale che noi possiamo fare una prevenzione. Non è sbagliata questa Una prevenzione. provocazione. L'altra cosa, e siccome non ce la daranno mai, perché ci diranno c'è un sistema di c'è privacy e tutto, ho capito, c'è privacy. Io faccio entrare uno che è dipendente dal gioco, poi mi dicono che ho sbagliato io, se non so che lui è dipendente dal gioco non faccio a sbagliare, perché noi sbagliamo su cose che non sappiamo di poter sbagliare, sulle quali non sappiamo di poter sbagliare. L'altra cosa è che dall'inizio dell'anno cominciano le macchine con l'introduzione dovrebbero cominciare se i produttori sono pronti, ma insomma dovrebbero cominciare le macchine con l'introduzione del codice fiscale, della tessera sanitaria, in modo tale da verificare che quello sia un maggiore di età e conseguentemente potrebbero mettere anche sulla tessera sanitaria, potrebbero mettere anche le leghe, in modo tale che quella, anche senza saperlo noi, ma a quel punto dice vietato giocare perché è vietato giocare. L'altra cosa, forse, un'altra cosa che potremmo proporre nel tempo, non subito, ma nel tempo di qui al rinnovo delle concessioni, potrebbe essere quella che, siccome la tessera sanitaria viene eletta dal pubblico come una barriera all'ingresso del gioco, non sia del minore, ma forse anche un freno per qualcuno che non vuol mettere, anche se tutti sostengono che non è legato il discorso del codice fiscale al gioco che uno fa, e se lo dicono sarà così, perché se no ci sono delle responsabilità di privacy, perciò sarà così sicuramente. Però
però anche se non è legata, il fatto che io debba avere prima in tasca la tessera sanitaria, poi la devo introdurre in una macchina, poi debba cominciare a giocare, è una barriera all'ingresso. Allora forse bisogna proporre magari ogni tanto, anche per distrarvi, per non metterti sempre di fronte alle distanze, alle cavolate delle distanze, alle distanze di contenimento, forse bisogna mettere di fronte anche ad altri tipi di barriera, diciamo come la vedono loro all'ingresso, e forse triangolare anche, come succede magari nei casinò, il fatto del contante con una scheda di gioco, con un qualcosa che limiti l'accesso, diciamo, ripetitivo, diciamo, al gioco, se non prima ha preso magari un prepagato e ha giocato il prepagato. Forse anche questa potrebbe essere una cosa da poter proporre nel tempo tecnico che ci vuole e tutto, ma come una distrazione a tutte le attività negative che stanno facendo in questo momento, che ci tartassano così, proprio per dire, ritorno a dire, ma che colpa abbiamo noi, no? Abbiamo colpa soltanto di pagare una multa su un qualcosa che non doveva essere multato. Giusto.